Ho trovato su internet una promozione di 10 giorni Medjugorje a 800 euro. Il problema è che mi sono ritrovato da un'altra parte, in Croazia. Ora ragazzi, ciao ragazzi, bentornati alla nuova puntata di Pagami. Oggi siamo qui con il nostro amico Fabio. Io praticamente sono molto molto credente e quindi io vado tutti gli anni a Medjugorje. Quest'anno che cosa è successo? Ho trovato su internet una promozione di 10 giorni a Medjugorje a 800 euro. Ho detto 10 giorni tutto compreso. Tutto compreso, viaggio, alloggio. Esatto, vabbè. Solo che non era l'aereo, era col pullman, però, ho detto. E quindi sono andato, però il problema è che non mi sono ritrovato a Medjugorje. Mi sono ritrovato da un'altra parte, in Croazia, in un villaggio di nudisti. Nudisti. Sì, però erano pure omosessuali. Quando sono sceso, sono arrivato, sono entrato dentro e stavano tutti nudi. La gente che si baciava, una cosa, guarda, ti giuro, una cosa tremenda. Vabbè, ognuno è libero di fare quello che vuole, comunque si capiva. Diciamo, nel senso che si capiva. Si capiva che non era Medjugorje. Il problema è che non me ne sono manco potuto andare via subito, perché c'era uno sciopero, cioè non sono riuscito a prendere una navetta per farmi portare al centro. E tu sei dovuto rimanere lì per quanto? Per 3 giorni. Sono rimasto chiuso in camera 3 giorni aspettando che finissero gli scioperi per tornare indietro. Ah, quindi c'è stato uno sciopero e tu sei rimasto lì. Esatto. A questo punto dovevo scegliere pure la soluzione più economica, perché i soldi avevo spesi tutti per il viaggio. A questo punto, nel momento in cui giustamente hai chiesto il risarcimento per questo problema, no? Assolutamente sì. Ho cercato di contattare Antonio già da lì su internet, ma nessuna risposta tramite il form della pagina. Quindi vabbè, Antonio, allora lo chiamo al telefono. Antonio, specifichiamolo, è il tour operator che tu hai reperito online. Hai provato a contattarlo e cosa è successo? Nulla, si è negato al telefono totalmente. Ho dovuto aspettare di tornare qua, sono andato a incontrarlo e assolutamente non mi ha voluto dare nulla. Ho detto, no, per carità, non è un problema mio. Benissimo, quello che vuoi te mi pare chiaro, insomma evidente, i soldi proprio pulì, non sto chiedendo neanche 800 euro di, più, cioè, di risarcimento. Esatto. Noi proveremo adesso a farti avere il risarcimento di 800 euro, cioè quello, sì, che hai speso per questa esperienza. Grazie. Diciamo. Allora, tu più o meno sai più o meno come operiamo di solito, no? Sì. Questa volta abbiamo preso appuntamento con Antonio, gli abbiamo detto che noi siamo una troupe televisiva e abbiamo un programma che si interessa di pellegrinaggi dei fedeli. Lui molto cortesemente ci ha concesso addirittura di venire a casa sua e adesso noi andiamo lì. E il resto della strategia è la stessa, tu ci aspetterai un certo punto e poi Marlon verrà a recuperarti e ti creeremo i presupposti per un confronto. Allora, adesso entriamo in azione, seguiteci, mi raccomando, andiamo. Messo. Oh, eccoci, Antonio, che piacere. Salve. Come va? Già vedo attrezzato. Buonasera. Sì, no, questi sono i nostri amici operatori, come ti ho detto, insomma, possiamo? Prego, grazie mille. Grazie. Che bella casa luminosa. Allora, come ti ho detto, noi facciamo questa trasmissione che si chiama L'Esercito di Cristo, sì, e tratteremo alcuni dei viaggi di pellegrinaggio più famosi in assoluto. Ma dipende sempre il tipo di fedeli per quale santo sono devoti, per esempio a maggio, nel mese mariano, organizziamo il turno per Lourdes, in estate si va a Fatima, poi diciamo sempre verso l'inizio primavera si va a Medjugorje a maggio come va? Penso che va, sì, proprio... È quella che va per la maggiore richiesta, sì. E come di solito come è strutturato il tour? Range di prezzo? Insomma, siamo intorno a 800-1000 euro. 800-1000 euro. 1200 se proprio devo allargare. Cosa comprende di solito, diciamo, in questo range di prezzo tra 800 e 1200? C'è il pullman, perché l'ottimo aereo ci prende 800 euro. Certo. Uh-huh. Poi diciamo bed and breakfast, la colazione. Ma insomma, diciamo, sì, è un, diciamo, una soluzione low cost. Tanto questo è un viaggio spirituale. Guarda, noi abbiamo più o meno sentito una serie di esperienze che riguardano proprio i tuoi tour. Positivo o negativo? Beh, diciamo, adesso questo lo valuteremo insieme. Comunque, no, ci hanno detto che con 800 euro tu ti fai 10 giorni al campo nudisti gay che sono fantastici. Questo ce l'ha detto il nostro caro amico Fabio, si chiama. È vera questa cosa? Innanzitutto comincia a spegnersi delle gambe. Allora, guarda, aspetta, rimaniamo nella cortesia. Noi siamo. Io sono cortese, che rimar dunque. Allora, intanto ti invito a rimanere più tranquillo e sereno, perché comunque siamo degli agenti delle cose. Sì. Allora, quindi, che dovete recuperare voi? Allora, come vi abbiamo detto, il caro Fabio ci ha fatto capire che te gli 800 euro per il viaggio è sbagliato, non di fede, ma diciamo. Allora, io gli ho spiegato che abbiamo subito un attacco hacker. Avete subito un attacco hacker? Perché noi organizziamo, sì, viaggi spirituali, ma pure altri tipi di viaggi, come ben capito. I nomi di Fabio sono, sì, alla fine in un database sbagliato.
Però pure il caro Fabio si è fatto 800 rotti di rotti, ha visto pure il tipo di gente che viaggiava che non erano pellegrini. O no? Cioè, che tu dici che doveva riconoscere già dal pullman, esatto, che non stava andando, vabbè, in pellegrinaggio. Non Sciarini perché non va. Vabbè, ma questo non è che se vogliamo stare in tevia, non è che l'abito fa sempre il monaco. Ma ha finito i soldi del viaggio. Esattamente. Perché ci sarebbe pure, aperta parete. Ah, e allora, risolviamo subito, se tu gli dai i soldi. Il compare si è fermato 3 giorni lì. Si è stato 3 giorni. Non ha potuto tornare. Ho capito, andai in un'altra parte, ti fermavi al villaggio. Allora lui dice che c'è stato uno sciopero. Lui si è ritrovato lì 3 giorni in un luogo dove comunque non aveva pagato per stare. E perché ne è andato a dormire in un'altra parte? Non poteva. Questo non aveva soldi. Non aveva i soldi, l'ha detto lui, infatti. Ho capito, ma questo viaggia senza soldi. Ma fammi capire. Vabbè, però non si sarebbe rivolto a te 10 giorni, 800 euro tutto compreso. Vai a fare un viaggio, parti senza soldi. Va bene. Però ha potuto fare manco assicurazione del viaggio. Gli avevo detto, buttaci 100 euro sopra, qualunque cosa succede sei tutelato. Ah no, giorni al villaggio che voi sapete, ha mangiato, ha bevuto e mi hanno detto che stava al bar con intrattenersi con gli ospiti dell'albergo. Quindi a te hanno detto che comunque tutto sommato lui, pure se la meta era sbagliata, si stava divertendo. Credo di sì, io credo che il signore... Ma questo lo possiamo confermare secondo te? Secondo te può essere confermato? Che cosa? Cioè, nel senso, se noi adesso chiediamo a Fabio se è vero o no, che lui dirà di no. Che lui ha capito, allora se dice di no, la parola. Ma chiamato lui, ma ho detto il portiere d'albergo. Ma pure lì è la parola tua contro la tua del portiere d'albergo, e tu dire che lui si stava divertendo. Però pure che si stava divertendo, lui comunque voleva andare a Medjugorje. A Medjugorje ci è andato? No. Adesso. E quindi comunque l'ha risarcito. Eccolo il nostro amico Fabio. Guarda che Fabio. Buonasera. Ma diccelo, ma tu ti stai. Scusate un attimo, questo è la residenza privata. Ma tu ci hai mirato? Io non ho invitato a voi, mi ho invitato a lui. Dato allora, che non si riesce a parlare con te a telefono. Fabio, tu poche parole, che vuoi da me? Che voglio? Voglio intanto, i soldi indietro, voglio. Allora, voglio. 3 giorni che hai fatto? E poi uno dice che ti stavi divertendo e che il portiere d'albergo, che non mi sembra allora, neanche allora, io sono divertito. Dice che il portiere d'albergo. Ti sei fermato 3 giorni, hai mangiato, hai bevuto, ti sei intrattenuto al bar con gli ospiti, quindi tu... Io mi sono intrattenuto al bar, ma che stai dicendo? Sommato, io stavo soltanto chiedendo ogni 2 secondi se potevo andare via da quel posto di... Ma che stavo là? Quindi diciamo non si stava divertendo. Non mi stavo divertendo per niente, caro. E 3 giorni non ce l'ho avuto possibilità di andarmene. Erano 3.000 scioperi, c'erano. Antonio dice una cosa, ma scusa, te quando stavi sul pullman dove ci stava i Village People, YMCA e tutto il resto, non te ne sei accorto che non stavi andando a Medjugorje? Assolutamente no. Quindi, ragazzi, voi un viaggio di 22 ore ve lo fate dritto o vi mettete ma io sono d'accordo con te. Che mondo vivi? Io vivo nel mondo del giusto, innanzitutto, no? Come te che fai le sole alle persone. Ma quali sole? È stato un errore, sole non sta qua. Il nome tuo è andato a finire in un database sbagliato. Ma è un'altra cazzata. Allora, questa cosa tu l'avevi detta a lui, che c'era stato questo attacco. Io ho saputo quando c'è arrivato, io che ne so, è andato a finire. Ma perché non mi hai contattato allora? Allora io mi sono accertato tramite l'albergo che tu stavi a sto villaggio. Però mi hanno detto che insomma non è che ti dispiaceva. Quindi, cioè, tu invece ti sto dispiaceva tanto, non quindi ci pensavo. Invece di dispiaceva tanto, stai calmo, sennò che fai? State tranquilli. Raga. Allora, praticamente tu ti sei accertato che lui stesse bene tramite il portiere d'albergo. E quindi poi alla fine ti sei disinteressato di chiarire la situazione con lui per 3 giorni. Perché io penso che se vado in un posto che non mi compete dove devo stare, chiaro, ma cosa faccio? Me ne vado. E dove vai? Ma sei in Croazia? Dove vai? Ma è un'altra parte. Ma quando vai che era un villaggio isolato? Ma questi sono gli imprevisti che possono succedere quando vai in un paese extra europeo. Io non mi interessa, ma se tu mi stai fornendo un servizio mi dovrei fare pure assistenza, o no? Ma vedo che tu assistenza lì te la sei trovata. Ma che mi sono trovato? Ma che stai dicendo? Ma quindi se secondo te pure che lui stava gradendo il soggiorno non è un buon motivo per... Allora, se a parte io, che non io stavo gradendo allora il soggiorno, io sono arrivato alla conclusione. Io non stavo gradendo il soggiorno. Aspetta. Scusa, arriviamo alla conclusione. Visto che è un sbaglio, è stato nostro, però fondamentalmente un sbaglio l'hai gradito, dai. No, io non ho gradito niente, non cominciamo. Io sono una persona fidanzata, vado tutte le settimane a messa, ma non metto in mezzo quelli che sono sposati e fanno che i trans, che vuol dire? Ma a me non mi interessa, non so io, ma come ti permetti? Tu magari mi sarà tipo amico, lo vuole far vedere. Ma io non voglio fare tipo amico, non lo dice a me. Ma questo poi non so, hai capito? Ragazzi, no, ma non volevate, ma hai rotto, ma andate via, va.
guarda come sei un po'. Allora, giungiamo un attimo alla conclusione. Allora, Tamma, senti, guarda, io ho parlato pure con l'ufficio. Visto che tu tre giorni ti sei fatti ad assa in camera, mi sono fatti. Ma dove ti sei fatti che ti sei arrabbiati con qualcuno in camera? Oh, no. Vabbè, cominciamo di nuovo. Ti sei arrabbiati con qualcuno là, perché insomma la scelta c'era. Grazie di essere. Io lo senti, per concludere, io devo storicare 200 euro, però va. 200 euro? Ma pure se ragazzi, ragazzi, basta. Quanto? Basta. Tutto sommato, ci stavamo venendo in casa. Ma è aggredito, abbiamo i testimonianze. Non te ma non ti ha aggredito. Sei tu che l'hai. Ma quale aggressione? Troppo ci vuole. Sono offeso, quindi guarda, pensavo ci vai bene. Ma perché l'aggressione mi... Quasi, forse mi sa che ha fatto bene. Ma ragazzi, comunque intanto è in campana, che ci stanno dei decreti legge che parlano di questo tipo di insulti. Lasciamo perdere, ora rimaniamo alla questione che ci lega a livello economico. Allora, 500 euro sei disposto a versarle sul conto di Fabio? Perché giustamente tu hai avuto l'attacco hacker, ma lui non è andato dove voleva andare. Ma tu puoi dire a lui quello che ti pare, ma insomma non cambia che tu un risarcimento glielo devi. O glielo dai qua, adesso, con noi, o glielo dai in giudizio e spendi il triplo per andare in giudizio. Glieli dai questi 500 euro come mediazione? Ma io tutta più gli posso fare un bonus sul prossimo viaggio. Gli facciamo recuperare. Facciamo che mi rimborsi totalmente. Il viaggio, ma fai andare di nuovo a Medjugorje. Ho capito, però tu tre giorni là mi devi pagare. Tre giorni ha operato, ha mangiato, bevuto e dormito. Allora purtroppo là sei stato però sei stato sfortunato. Lo sciopero non è difeso da lui. Veniamoci incontro. Facciamo così: tu gli fai un credito di 500 euro sul prossimo viaggio a Medjugorje. Sì, ma glielo prendo di adesso. Mi raccomando, Medjugorje. Tanto fa, scusa, hai detto ci vai ogni anno. Ma io assolutamente. Allora, il prossimo maggio la prenotazione gliela fai oggi. La faccio. E gli fai pagare 300 euro, sì. Quindi 500 gliele levi. Gliele voglio, va bene così? Facciamo così, ci si può stare. Siamo contenti tutti e due, ora io vi prego una cosa. Sì, no. Stringetevi la mano e si chiude qui. Questo. Vai. Allora Antonio, noi chiudiamo qui, voi siete soddisfatti tutti e due. Questa volta siamo riusciti a chiudere la situazione e il caso in maniera positiva. Mi raccomando ragazzi, innanzitutto non facciamo illazioni su questo tipo di discorsi perché... ognuno è libero di fare quello che vuole. Paga m***o, non discrimina nessuno. La Degna e Marlon, Antonio e Fabio, vi salutiamo. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete un bel like e daje forte sempre. Daje!